Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, non sono particolarmente carico, galvanizzato nell'analizzare questa conferenza stampa di presentazione di Monza Juventus, perché è un momento molto complicato per la nostra squadra del cuore. Quindi, mi ritrovo qui abbastanza confuso, perplesso, forse anche poco lucido nell'analizzare una situazione, nell'analizzare la conferenza stampa dell'allenatore, in cui ci sono diverse cose che non mi tornano, non mi sono piaciute. Vedo Massimiliano Allegri in seria difficoltà a livello comunicativo rispetto agli anni precedenti e vorrei tornarci anche all'interno di questa conferenza stampa e di quelle che sono state le parole di Allegri in un'intervista, in una chiacchierata al Corriere insieme a Mario Sconcerti. Di questo parliamo subito. Subito vi ricordo che domani il post partita di Monza Juventus non uscirà sul mio canale YouTube, bensì sul numero Dies. Quindi vi invito a passare qui sotto in descrizione a scaricare numero Dies, che è un'applicazione con la quale lavoro e collaboro, e dove troverete diversi articoli, diversi video, tra cui appunto il post partita di domani e altre cose che vado a fare all'interno dell'applicazione. Allora, ragazzi, partirei dall'articolo del Corriere, e cioè da Sconcerti che parla di questa Juve virtuale di Allegri, perché è un concetto che poi viene ripreso all'interno della conferenza stampa di oggi. Praticamente Sconcerti e Allegri avrebbero chiacchierato, e secondo quanto riportato da Gianni Balzarini, senza l'approvazione della società, che in questo momento sarebbe molto arrabbiata. E io questa cosa la considero positiva perché quando stamattina ho letto quell'articolo, al di là del contenuto, che è una cosa soggettiva, mi sono interrogato del perché in questo momento la Juventus potesse permettere all'allenatore di fare certe dichiarazioni in questo preciso momento, che mi sembrava completamente fuori luogo, e del perché Allegri abbia accettato in questo momento di fare quelle dichiarazioni quando lui stesso è stato il primo a ribadire un concetto che ha tirato in ballo anche in questa conferenza, e cioè stiamo zitti e lavoriamo. E allora, se stiamo zitti e lavoriamo, non facciamo un'intervista all'amico chiacchierata, vogliamo chiamare come vi pare, sul Corriere. In questo momento stiamo zitti e lavoriamo. E se la Juventus è davvero irritata, uso la parola che ha usato Gianni Balzarini per questa situazione, io la comprendo, perché stamattina, appena ho letto davvero l'articolo, mi sono chiesto: ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? Ma la Juventus non può permettere una roba del genere, e Allegri non può permettersi di fare una roba del genere. E sapere che anche la Juve ha dato fastidio mi fa capire che probabilmente anche dentro la società non è tutto rose e fiori. Dalla battuta di "va bene" l'altro giorno, oggi addirittura Schirra riportava un Nedved particolarmente adirato all'interno della vicenda Allegri, e magari proprio anche per questo motivo legato all'articolo. Ieri si parlava di squadra, tra cui Bremer come capovoce dei nuovi che andava a chiedere all'allenatore. Non abbiamo ancora capito esattamente cosa dobbiamo fare. In questo momento all'interno della Juventus c'è una brutta aria, ci sono delle rotture ed è inutile che la gente venga a scrivermi nei commenti: ma tu dovresti essere più ottimista, dovresti essere più felice, più carico. Ragazzi, io in questo momento vedo tutto nero perché i continui input che mi arrivano sono tutti negativi. Tutte le cose che arrivano dalla Juventus, dal campo al fuoricampo, sono messaggi negativi e che non condivido. Segnale che in questo momento c'è difficoltà sia internamente alla dirigenza, sia attorno all'allenatore e al suo staff, sia dentro la squadra. I singoli giocatori, i Paredes e Di Maria che non vanno sotto la curva, e i McKennie, il Di Maria che chiede a Milik perché ti ha sostituito. Ragazzi, queste cose, se vogliamo ignorarle, ignoriamole, ma fanno tutte parte di un momento di crisi certificato della Juventus. La Juventus in questo momento è in crisi su tutti i livelli. Vogliamo ignorare questa cosa? Vogliamo far finta che non sia così? Facciamo finta che non sia così, però non siamo onesti con noi stessi, perché la Juventus non può essere in questa situazione dopo un mese di stagione e ci sono delle cose che non vanno a tutti i livelli. Ignorarle sarebbe solamente prenderci in giro. E sentire Allegri che come concetto principale in questa chiacchierata al Corriere mi va a riportare ancora una volta l'assenza di determinati giocatori, ragazzi, per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo né in terra. Non esiste, perché io, che sono una riserva della Juventus, non posso continuare a sentirmi dire da parte dell'allenatore che, nonostante la mia presenza, la squadra va male perché ne mancano altri tre. 3. Non esiste questa cosa. Non esiste in qualsiasi spogliatoio un allenatore che settimana dopo settimana ribadisce il concetto e rincara la dose alle telecamere,
ai microfoni e magari anche all'interno dello spogliatoio stesso dicendo però adesso non funzioniamo perché ci mancano i tre che sono fuori, crea un danno all'interno dello spogliatoio. E questi errori di comunicazione per una società all'avanguardia come la Juventus, per quanto mi riguarda, non sono permessi, non sono accettati. Poi ognuno la vede come vuole, ribadisco, non mi soffermo nemmeno tanto sul contenuto della chiacchierata, intervista, chiamatela come volete. È proprio il concetto principale che mi aveva stupito, ho detto la Juventus non può aver approvato una roba del genere, a quanto pare infatti non è così, ma poi vedremo che cosa verrà fuori. Parliamo della conferenza stampa, perché Allegri dice bisogna avere rispetto per il Monza, perché in casa ha fatto buone partite e viene al primo punto in Serie A. E va benissimo il rispetto per gli avversari, mister, alla base di qualsiasi concetto sportivo nel calcio, del campo, quello che vogliamo. Però dire che dobbiamo avere rispetto del Monza, che sarà una partita difficile perché loro hanno fatto il primo punto in Serie A, per favore, dobbiamo avere molta attenzione in quelle che sono le ultime azioni deficitarie, gli ultimi gol nascono da alcune disattenzioni, bisogna migliorare. E anche qua, esattamente il modo in cui inizia l'articolo del Corriere, in cui Allegri continua a dire abbiamo preso dei gol a difesa schierata e i ragazzi fanno degli errori. Anche questo continuare a buttare, scusatemi, ma colpe addosso ai calciatori da parte dell'allenatore. Ma dov'è finito l'Allegri che faceva i complimenti ai ragazzi perché avevano vinto la partita? Dov'è finito l'Allegri che si metteva in secondo piano perché i protagonisti sono i calciatori con le giocate? Dov'è finito l'Allegri che conosce, riconosce i meriti ai suoi giocatori e non va sempre solo a attribuire delle colpe o a sfiduciare quelli che sono presenti? Ma dov'è finito? Dov'è finito l'Allegri grintoso, l'Allegri vittorioso, che sa che l'unico risultato alla Juventus è la vittoria, che la smette di giustificarsi, che la smette di trovare alibi, che mi parla dell'arbitro quello di oggi, mi parla delle assenze? Dov'è finito l'Allegri che siamo in 11, giochiamo in 11, siamo sufficienti? Dov'è finito? Dov'è finito? Dove sei, Massimiliano Allegri? Cioè, non lo so. Juve virtuale, con Mario un ottimo rapporto, abbiamo fatto una chiacchierata, non è una questione di Juve virtuale, se metti sul campino un raso completo alla Juve non siamo completi, non c'era bisogno che lo scrivesse ex concerti, era chiaro a tutti, e allora maggior ragione perché abbiamo fatto questa chiacchierata, perché abbiamo ribadito questo concetto, perché l'abbiamo comunque tirato fuori ancora anche oggi in conferenza stampa, perché siamo tornati ancora una volta a parlare del bel gioco, del brutto gioco, della vittoria, dei bellini, ma perché torniamo a parlare di queste cose tutte le volte e ribadiamo sempre gli stessi concetti, che si vinca, che si perda, che si pareggi, sempre questi concetti maledetti che non venivano fuori quando si vinceva benissimo, si stava più zitti quando si vinceva, si parla di più adesso che non si vince. 11 infortuni muscolari, l'anno scorso 10, abbiamo avuto McKennie, Pogba e Chiesa fuori e questo ha portato alcuni giocatori a giocare più partite, questo sicuramente è un dato di fatto. E poi dice sicuramente abbiamo sbagliato, io sono il primo e sbaglio più degli altri, in questo momento ci vuole lucidità, perché se avessimo vinto col Benfica cosa avremmo detto? Ma mister, ma scusami, ma che cazzo di discorso è? Se avessimo vinto col Benfica cosa avremmo detto? Abbiamo vinto col Benfica? No, abbiamo perso e abbiamo perso male. Siamo stati più vicini, più volte, a subire la goleada. Ma come possiamo dire, se avessimo vinto col Benfica, cosa avremmo detto? Intanto vinci col Benfica, poi ci guardiamo cosa diciamo. E dobbiamo ragionare col seno del poi con i what if. Chiamiamo Enrico Ruggeri, facciamo una puntata del bivio. In questo momento bisogna vincere, non dare spiegazioni. Allora perché continuiamo a dire queste cose? Allora perché parliamo con sconcerti? Se non bisogna dare spiegazioni, bisogna vincere. Stiamo zitti e lavoriamo. Ma lo dici tu, mister, lo dici tu. Lo dici tu, non lo dico io. Lo dici tu e c'hai ragione a dirlo. Però bisogna anche farlo. Bisogna vedere anche il positivo. Siamo in ritardo di 4 punti in campionato, ma ci sono anche altre cose oltre a quelle che avvengono in campo. Non è del riferimento. In Champions abbiamo perso, ma non possiamo vedere tutto negativo. Allora diciamo che va tutto bene. C'è il Monza domani, poi pausa e recupereremo i calciatori. Ci serve crearci dei presupposti per migliorare e arrivare a giocare una finale a Lisbona. Magari tra 2 settimane le cose miglioreranno. Così, con la bacchetta magica. Magari tra 2 settimane le cose miglioreranno.
siamo ancora ad inseguire questo concetto che tra 2 settimane magari torneranno Chiesa, Pogba, Di Maria, pieno regime, e allora tutto si sistemerà. Quindi questa Juventus si basa su quei 3 calciatori, a prescindere da chi c'è in panchina, si basa su quei 3 calciatori lì? È una squadra fondata su 3 calciatori? Che se ci sono allora va tutto bene, se non ci sono... E vabbè, possiamo anche non vincere, mancano quei 3. Allora vado io in panchina, ci vado io. Che un ingaggio sicuramente chiederai meno di Allegri. Per quale motivo allora è giustificabile la presenza di un allenatore in panchina se con quei 3 giocatori lì tutti i problemi vengono risolti? E quando torneranno saremo a posto. Ma dai, su, ma poi che messaggio... Io ribadisco, che messaggio passa a quelli che sono disponibili oggi? Cioè, non capisco. Poi dice... Sicuramente avremo delle responsabilità, ma lo staff dentro la continenza lavora bene, non ci sono dubbi. Secondo me con tutti questi infortuni non si sta lavorando bene. Secondo me con tutti questi risultati non si sta lavorando bene. Ci sta che lui difenda l'operato dei suoi uomini, perché questi sono uomini del suo staff, ci sta questa cosa. Però allora difendi anche l'operato dei calciatori. Non addossi delle colpe ai calciatori dicendo che prendiamo gol perché sbagliano. Allora, se prendiamo gol perché sbagliano e quindi sappiamo di avere dei limiti in fase difensiva, non cerchiamo di portarci sempre dentro gli avversari all'area di rigore, perché prima o poi, se abbiamo dei limiti in fase difensiva, lo prendiamo il gol, procuriamo anche un rigore, dato che stiamo prendendo continuamente dei calci di rigore. Perché prendiamo dei calci di rigore continuamente? Perché abbiamo sempre gli avversari nella nostra area di rigore. Perché? Perché glielo facciamo fare. E allora cambiamo queste cose qua, mister cazzo, cambiamo queste cose qua, mister. Divento noioso e non voglio. Per dare continuità a un sistema di gioco bisogna avere i calciatori a disposizione. Su domanda di Romeo. Di Maria è fuori dal 20 agosto. E anche qui, Di Maria, quando è rientrato, perché ha giocato con lo Spezia? Perché ha giocato con la Fiorentina? Perché ci siamo messi nella situazione di rimettere in discussione in difficoltà Di Maria dal punto di vista fisico? Quadrado può far l'ala, ma non come una volta per ragioni anagrafiche. Non è il problema di sistemi di gioco. Dobbiamo limitare gli errori che facciamo, come sul primo gol del Benfica. Quindi ancora una volta è solo colpa dei calciatori, non del dettame tattico che ti permette di avere tutti i calciatori del Benfica che a un certo punto arrivano in area. Prendiamo gol troppo facilmente, allora modifichiamolo. Cioè se prendiamo gol troppo facilmente, modifichiamo questa fase difensiva, modifichiamo questa impronta che stiamo dando alla squadra, modifichiamola. Se non sta funzionando, cosa facciamo? Aspettiamo che funzioni? Aspettiamo di prenderne altri 10 così? Cosa facciamo? Continuiamo a soffrire sperando che a un certo punto i giocatori imparino magari delle cose che non sono nelle loro corde? Ma un allenatore si adatterà alle caratteristiche cazzo che ha dei suoi calciatori, dei suoi giocatori, invece che inseguire un'idea predefinita? Cazzo! Ed è una delle cose principali che faceva Allegri una volta. Ciò di questi calciatori a disposizione, esalto le loro caratteristiche. L'ha fatto pure Sarri per vincere lo scudetto nelle ultime partite. Ha visto che col suo sistema di gioco non andava avanti. Ha detto: faccio un 4-4-2 di merda con Bernardeschi e Matuidi sugli esterni, Dybala, Ronaldo, vincetemi lo scudetto, abbiamo vinto lo scudetto. Cosa dobbiamo fare? Continuare a vedere se a un certo punto questi calciatori impareranno a difendere come vuole Allegri? Cioè, le cose vanno male. Ok, Allegri è confermato, ok, e allora però iniziamo a cambiarle, non continuiamo a ribadire certi concetti che fino adesso ci hanno portato in questa posizione sperando che le cose possano cambiare magicamente. Ci stanno i momenti negativi, però per invertire la tendenza bisogna fare qualcosa, non sedersi sulla riva del fiume e aggrapparsi alle assenze e aggrapparsi agli infortuni. No, bisogna fare con quello che c'è e star zitti e lavorare davvero. Prendo anche l'aria condizionata perché mi viene anche caldo. Cioè, guardate, sono avvelenatissimo. Sandro, Locatelli e Rabiot non convocati. Abbiamo tanti ragazzotti a disposizione. Domani gioca Perin e Tech a disposizione, ma un fastidio, lo preserviamo. Di Maria domani rientra al primo minuto. E spero che stia bene. Davvero, spero che stia bene. Valutiamo se gioca Kostic oppure Ken. Poi dovrò decidere in difesa chi far giocare. Domani ritrovo anche il mio amico Gagliani e il presidente. Sono stati straordinari a riportare il Monza in Serie A. Per noi sono 3 punti importanti per passare una buona sosta. E poi gli chiedono. Cioè, fino adesso abbiamo visto delle risposte lunghe, articolate, andato nel dettaglio. Ho detto anche cose non richieste. Poi gli chiedono. Ma mi pare Fabiana. Ma mister, hai parlato di errori che hai commesso, ma non li hai citati. Quali sono? La risposta è testuale. Ma... ho sbagliato dei cambi, ho sbagliato le formazioni, magari la preparazione, ho sbagliato tante cose. Una frase.
fino adesso siamo stati a parlare delle assenze di qua, di là, su e giù, degli errori. Quando si fa la domanda sugli errori d'Allegri, una frase. Anche, risposta anche abbastanza stizzita da parte di Allegri della serie, ma come ti permetti di chiedermi una roba del genere? Io credo che bisogna farsi anche un bagno di umiltà a un certo punto, perché Dio sceso in terra non c'è da nessuna parte, non è nessuno, nessuno. Una cosa di cui sono sicuro e certo è che, come al solito, questi momenti c'è chi li vede negativi. Io vedo l'opportunità di crescita. Non è legata ai risultati. Il punto è vedere i miglioramenti anche quando vinciamo, perché quando perdiamo è più facile. Di questo sono completamente d'accordo. C'è da fare, da giocare, far meglio e fare attenzione. Dopo che abbiamo preso il primo gol abbiamo ricominciato a correre col Benfica. E non mi pare assolutamente. Nel secondo avevamo iniziato bene. E non mi pare assolutamente. Poi non abbiamo fatto un contrasto e abbiamo subito gol. Ecco, questa cosa di soffermarsi soltanto sull'episodio in cui prendiamo gol. Ma scusatemi un secondo, ma il secondo tempo col Benfica sembrava un tiro al bersaglio. Sembrava una squadra, una prima squadra contro una primavera. Potevamo farci 6 gol nel secondo tempo. Queste non le prendiamo in considerazione. Prendiamo gol soltanto all'azione in cui abbiamo perso un contrasto a centrocampo e quindi abbiamo preso gol davvero. Gli altri non le consideriamo. Però ci attacchiamo magari all'occasione di Bremer, cui noi ne abbiamo avuto una. Boh, non lo so, non mi sembra né il modo di analizzare il calcio, né il modo di parlare di un allenatore come Massimiliano Allegri, che in passato ha sempre parlato al contrario, nel modo di parlare di questo momento nello specifico. Guardate, mi fanno arrabbiare sentire queste cose, ma di un arrabbiare. Bisogna percepire il pericolo quando altri hanno la palla. Magari tra 20 giorni avremo un lavoro, un momento migliore grazie al lavoro e alla serenità. Più ci piangiamo addosso e peggio è. I risultati ti danno tranquillità, è normale. Avevamo perso a Sassuolo 1-0 Sansone. Il giorno dopo io sorrisi. Quella partita lì la Juve subì un solo tiro in porta e ne sbagliò 8. A distanza di un girone giochiamo in casa col Sassuolo, vinciamo 1-0 e rischiamo l'impossibile. Che cosa avete scritto voi giornalisti? Grande Juventus. Io, ragazzi, ho detto che abbiamo fatto schifo. Le cose non devono andare bene perché eravamo in cima alla classifica. Dobbiamo rimanere sereni, stiamo lavorando bene, ci prepariamo per una sosta importante per preparare il secondo ciclo di partite per il Mondiale. C'è da stare zitti. Cerchiamo di vincere domani. Ma mister, io... Chi mi segue lo sa, ma io non mai ho messo in dubbio il tuo primo ciclo. Mi sembravi non solo un allenatore, ma una persona pure diversa. Ma che cosa è successo in questi 2 anni? E ribadisco, dov'è finito Massimiliano Allegri? Dov'è? Chi è questa nuova persona? Io l'altro giorno, per scherzare, ho detto che probabilmente è per via dei capelli, perché l'Allegri che vinceva aveva dei capelli. L'ultima partita che abbiamo fatto, le ultime partite che abbiamo fatto con Allegri in panchina l'ultimo anno prima dell'esonero, si era rasato e le avevamo perse tutte. Da quando è tornato, 0 titoli l'anno scorso e quest'anno siamo disastrati. Quindi se la soluzione è quella, facciamogli un trapianto, la prendo sul ridere, provo a scherzarci a un certo punto, perché mi sembrano davvero 2 persone diverse. Sono 2 persone diverse? Dobbiamo tirare fuori il police dead? Andiamo a fare un complotto mondiale secondo il quale Massimiliano Allegri in realtà è morto e questo è un sosia messo lì per sostituirlo? Non ne ho idea, quindi di cosa dobbiamo parlare? Perché mi sembra 2 gestioni di squadra completamente in antitesi e 2 comportamenti completamente in antitesi tra le 2 persone, tra le 2 personalità, prima ancora dell'allenatore, prima ancora della squadra, del modo di parlare. E allora... Magari perché in questo momento si è in difficoltà, non lo so, non ho idea, non voglio forse nemmeno saperlo a questo punto. Poi dice una cosa strana, dicendo che mi mancava sentir parlare di Allegri esonerato, sono molto contento di questo. Con la società parliamo, analizziamo in modo sereno tutti i giorni, rimaniamo sereni a lavorare. E poi a un certo punto un giornalista gli fa una domanda sull'articolo e lui si sente un po' toccato nel personale e dice... Io sono responsabile, ma tu hai letto male l'articolo. Non siamo qui a sindacare. Io sono pratico. Torniamo ancora, vecchi fantasmi del passato che devono tornare sempre fuori in questa guerra ideologica a distanza in trincea. Dio santo il Signore. E poi, ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No! Che nervoso, ragazzi. Che nervoso. La squadra sta facendo bene? Sì, nelle condizioni in cui siamo. Quindi è una squadra scarsa, mediocre, e soltanto 3 si salvano. Cioè, è questo che stai dicendo, mister? È questo il messaggio che stai passando? Se questa squadra, che in 8 partite ha fatto 2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte, dopo un mese praticamente fuori dalla Champions, sta facendo bene perché mancano 3 giocatori, vuol dire che sei una squadra di merda. Stai dando della squadra di merda alla tua squadra. E probabilmente anche degli incompetenti ai dirigenti che ti hanno fatto il mercato e te l'hanno messa a disposizione.
Perché a un certo punto le possibilità sono due. Cioè, le possibilità sono due. Quindi mi viene da dire, o Allegri sta parlando così e anche l'intervista rilasciata a Sconcerti la fa perché sa che è stato esonerato, o dall'altra parte la fa e dice certe cose perché sa che è intoccabile. Cioè, i casi sono due, eh? Non ti le girarci intorno. Perché questa non è una conferenza stampa di un allenatore in discussione che non sta raggiungendo dei risultati nella Juventus dopo un anno in cui già non li aveva raccolti ed è stata fatta una campagna acquisti di livello a sua immagine e somiglianza. Dopo che fa delle interviste che a quanto pare la società pure vanno ad irritare. Quindi o esonerato o è intoccabile. Cioè non ci sono due strane, ci sono queste due. Queste due. Queste due. Nel calcio sei un bravo ragazzo se vinci, se perdi, dato che noi stiamo perdendo, cosa siamo? Sono curioso di sapere, non stiamo vincendo. L'esonero mi mancava perché quando manca mezzo risultato sono in discussione, è divertente, io mi diverto veramente poco, io mi sto divertendo veramente poco invece, mister, veramente poco. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e che sarà. I risultati giudicano il lavoro mio e dello staff, questo è normale. E allora se è normale... Stiamo dicendo tutto il contrario di tutto. Se i risultati giudicano il lavoro tuo e dello staff, però lo staff sta lavorando bene, nonostante gli infortuni. Però tu stai sbagliando, però stai lavorando bene. I risultati non stanno arrivando. Cioè, ma ci sono delle contrapposizioni all'interno della stessa intervista che sono clamorose. Ma sono clamorose. E io non sto veramente capendo la Juventus in questo momento, che cosa stia facendo, pensando, ragionando. Non ne ho idea, davvero, non ne ho idea. Sono confuso, perché la risposta che mi do in questo momento è che ci sono Nedved, arriva bene, Schieratti sul discorso di dire Presidente, ma stiamo vedendo quello che sta accadendo, e Agnelli che dice no, andiamo avanti con Allegri perché l'ho scelto io. Cioè io un'altra motivazione non me la do, quindi una crepa all'interno della società che spezza a metà la dirigenza, qualcuno favorevole ad andare avanti con l'allenatore, qualcuno favorevole al cambio. E in questo la squadra subisce perché si sente delle colpe addosso perché gli altri sono fuori e quindi va a sentirsi anche sfiduciata, e se davvero poi è confermato che i nuovi non hanno ancora capito che cosa vogliamo fare, mettiamo proprio la ciliegina sulla torta piena di sterco. Abbiamo parlato con la squadra, i gol vanno presi se gli altri sono più bravi, non se li regaliamo noi. Ma come se questo fosse l'unico problema, tra l'altro. Noi stiamo continuando a focalizzarci sul problema dei gol che abbiamo subito. Ma io mi focalizzo sul problema dei gol che non facciamo. Cioè, noi giochiamo un quarto d'ora partita, in quella partita, in quel quarto d'ora, 20 minuti, magari possiamo farne due e ne facciamo 0 o 1 e non le chiudiamo le partite, perché anche questa cosa, al Corriere Allegri dice, se quei 20 minuti col Benfica fai il 2-0, la partita è finita. Ma cosa stiamo dicendo? Se sei 2-0 a 20 minuti dall'inizio della partita e poi muori? Ma non hai mica vinto la partita? Ma di cosa stiamo parlando? Ma le partite... Ma lo dice anche qui, lo dice Allegri, dura 95 minuti. Ma chi se ne frega se vai 2-0 al ventesimo? Gli altri 75 minuti non li giochiamo, perché la partita è finita. In questo momento c'è da essere concentrati con quello che c'è da fare. Il Monza ha appena cambiato allenatore, e Lecce ha fatto un'ottima partita. Affronteremo poi la sosta nel migliore dei modi, recupereremo i calciatori con fiducia per continuare il campionato e preparare una sfida di Champions che momentaneamente è impossibile, che però non è impossibile. Poi la chiusura generale di tutta la discussione, per quanto io sia d'accordo col messaggio, ma si poteva evitare anche in questo caso, se ci avessero dato il nostro saremmo in una posizione diversa in campionato. Io non voglio di più, voglio il nostro, che ribadisco un concetto condivisibilissimo, ma come sempre, come era stato l'uscita del PSG, non ce ne freghiamo, guardiamo il Benfica. Ma perché le deve dire l'allenatore della Juventus? Ma perché l'allenatore della Juventus deve dire delle assenze? Perché l'allenatore della Juventus deve sottolineare il discorso arbitrale? Ma l'allenatore della Juventus queste cose non le può fare, l'allenatore della Juventus non le può dire. Se siamo incazzati per quello che è successo col VAR, che la Juventus faccia un comunicato, che faccia una nota, che vada a combatterla questa cosa se la Juventus ha dato fastidio. Ma qui ormai sembra che l'allenatore e la Juventus e la squadra siano tre soggetti che vagano in balia degli eventi completamente scollegati tra di loro, ma parlano tra di loro. Allegri dice di sì, ma io mi rifiuto di credere che la Juventus sia contenta della situazione, che Allegri sia contento della situazione, che la squadra sia contenta della situazione. Non è possibile, non è umanamente concepibile. Allora, che cosa vi devo dire, ragazzi? Saremo scemi tutti noi tifosi. Cioè, noi tutti tifosi saremo dei deficienti, perché probabilmente in questo momento la Juventus sta andando bene, c'è da stare tranquilli, perché tanto a gennaio torna Pogba e Chiesa.
e Di Maria domani gioca. Cioè, cosa vi devo dire? Cioè, il riassunto perfetto mi sembra questo alla fine, che i giocatori sono scarsi, tranne i tre che sono fuori, e che da gennaio inizieremo a vincere e stravincere tutte le partite perché questi tornano, e fino a gennaio accettiamo di non vincere. Però intanto esci dalla Champions, però intanto magari ti allontani anche dalla corsa a scudetto. Non lo so, io in questo momento, io davvero credo che sia il momento più complicato in assoluto per un tifoso juventino, ma penso anche per la Juventus stessa. E, è l'unica lettura che mi viene in mente al momento è questa, che ci sia una spaccatura evidente a livello societario e che si continui ad andare avanti con Allegri, perché lo stesso presidente anche lì magari non vuole ammettere, oh, sai cosa, la scelta di Allegri non è stata azzeccata, non è stata giusta. Mi rifiuto di credere che sia così, però, eh. Ci penso, ma mi rifiuto di credere che sia così. Fino alla fine, forza Juventus, sempre e comunque.